Taglio del nastro per l'area giochi del parco di Villa Matarazzo, polmone verde nel centro urbano di Santa Maria. Un luogo che ritorna ad essere, con una veste rinnovata, punto di ritrovo e convivialità tra bambini, anziani e famiglie. La storica pineta è stata adibita a parco giochi per bambini e vuole essere un luogo di svago, di incontro, di ricreazione e di riposo per i cittadini di tutte le fasce d'età. Abbiamo ridato questo parco, questo spazio alla comunità, ai bambini, agli anziani, insomma un polmone verde come ho avuto modo di definirlo nel pieno centro di Santa Maria, e quindi una cosa importante, era un obiettivo questo che ci eravamo prefissati. L'abbiamo raggiunto grazie al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni. Ringrazio il presidente Pellegrino. Devo dire molto, insomma, con un po' di emozione, che sono le cose più belle, quelle che veramente forse senti di più. Io l'avevo promesso anche durante le recite di fine anno, perché avevo incontrato dei bambini che durante le recite, la richiesta che mi avevano fatto: sindaco, quando avremo un parco giochi? Ed è una cosa bella, perché quando poi un bambino, insomma, vede realizzato anche un desiderio come quello di avere uno spazio riservato, insomma, è una cosa bella che molte volte noi sottovalutiamo, però è di grande importanza. Le novità però non finiscono qui. L'accordo con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano prevede anche degli ampliamenti di parcheggio, quindi stiamo parlando delle infrastrutture che riguardano questa Villa Matarazzo. Sì, l'accordo riguarda un poco il comparto di Villa Matarazzo, quindi la prima parte, che è questa del parco urbano, del parco attrezzato che abbiamo ridato alla comunità. Poi più in avanti, più in là, avremo l'infrastruttura, ossia il parcheggio, la sistemazione delle piazze Matarazzo e di Villa Matarazzo, che sono opere infrastrutturali importanti. Noi ci stiamo già lavorando, abbiamo raggiunto l'accordo con il parco, stiamo cominciando le fasi progettuali, perché ci candideremo con questi progetti sui finanziamenti europei. Il comune ha la gestione di quest'area dedicata ai bambini e non solo, dedicata agli anziani, a tutti coloro che avranno il piacere, insomma, di fermarsi qui a leggere un libro, a rilassarsi semplicemente. Sono previste diverse attività, sarà aperto chiaramente a determinati orari. Inoltre abbiamo previsto per il mese di agosto degli incontri con degli animatori che allieteranno, insomma, i pomeriggi dei nostri bambini.